Ora finalmente possiamo vedere un'interpretazione fisica dell'entropia come misura del disordine di un sistema fisico. Immaginiamo quindi, prendiamo uno di questi tratti isotermi infinitesimali, per esempio il primo, e non so, per esempio l'ultimo, oppure il penultimo, e immaginiamo che in entrambi questi tratti infinitesimali di espansione isoterma, il gas riceva la stessa quantità di calore delta Q, naturalmente in maniera reversibile. Quindi le emissioni di calore sono le stesse, ma le temperature alle quali avvengono questi assorbimenti di calore sono diverse perché il calore che entra durante questa isoterma infinitesimale in espansione entra a una temperatura più bassa, cioè il gas è qui più freddo, mentre invece quando lo stesso calore entra in quest'altro tratto il gas è più caldo. E ricordando la definizione di entropia, di variazione infinitesimale di entropia, non conta soltanto la quantità di calore assorbito o ceduto, in questo caso assorbito, ma conta anche la temperatura del gas che assorbe quel calore. E quando la temperatura è più bassa, l'aumento di entropia è maggiore, se non altro perché da un punto di vista matematico la temperatura si trova al denominatore di questa frazione, quindi piccolo denominatore vuol dire un valore maggiore della frazione. Quindi a parità di quantità infinitesimale di calore ricevuta, l'aumento di entropia è maggiore se il sistema è freddo a bassa temperatura. L'aumento di entropia, quindi, di un sistema fisico, quando è grande quando il sistema è freddo e naturalmente si assorbe molto calore. Comunque, a parità di calore è importante che il sistema sia freddo. Allora, che vuol dire un sistema freddo? Un sistema che è più ordinato di un sistema caldo, perché noi sappiamo che la temperatura è una misura dell'agitazione termica delle particelle del gas. Quindi, un sistema freddo è un sistema inizialmente più ordinato. Bassa temperatura vuol dire poca agitazione termica. E questo sistema inizialmente ordinato riceve calore e il calore è una forma di energia disorganizzata, energia disordinata. Dunque, in questi due tratti il gas riceve la stessa quantità di energia disorganizzata, in pratica vuol dire di disordine, ma la quantità di disordine è la stessa che viene immessa nel sistema, ma il sistema qui è più ordinato, qui invece è già abbastanza disordinato perché era più caldo. Quindi dov'è che c'è un maggiore aumento del disordine? Quando la stessa quantità di calore disordinato entra in un sistema ordinato piuttosto che in un sistema già disordinato. E questo appunto è il significato intuitivo dell'entropia come disordine. L'entropia aumenta quando una quantità di calore in forma caotica, quindi energia disorganizzata, va a disordinare un sistema che era abbastanza ordinato perché era freddo. Tra l'altro l'entropia può anche diminuire perché quando invece il calore viene ceduto dal sistema l'entropia diminuisce perché il sistema si riordina. E ricordiamo che i riordinamenti del sistema avvengono nei tratti di compressione isoterma, quando il gas cede una piccola quantità di calore reversibile. Quindi abbiamo visto come l'interpretazione di questa definizione dell'entropia, o meglio della variazione infinitesimale di entropia, l'interpretazione fisica sia che l'entropia è una forma di disordine, cioè una misura del disordine di un sistema fisico. O meglio, la variazione infinitesimale di entropia è una misura di quanto aumenta o diminuisce il disordine di un sistema fisico, perché viene inserita una quantità di calore, che è una forma di energia disorganizzata, dentro un sistema che può essere più o meno ordinato, più ordinato se è più freddo, cioè se la sua temperatura è più bassa. Tutto questo è scritto anche nel file Entropia e disordine. La variazione di entropia può essere interpretata intuitivamente attraverso il disordine interno al sistema fisico. A parità di calore scambiate in maniera reversibile, la variazione di entropia è maggiore se la temperatura del gas o del sistema fisico è piccola, è bassa. Il gas aumenta di più la sua entropia se riceve un contributo di calore quando è freddo, piuttosto che quando è caldo. Infatti l'ingresso di calore dal punto di vista microscopico delle particelle del gas vuol dire che entra energia in forma disorganizzata e caotica, mentre la temperatura rappresenta in pratica l'energia interna di agitazione termica delle particelle.
Sia il calore assorbito che l'energia interna sono energie disordinate legate all'agitazione termica delle particelle. Se il gas è freddo, ha un grado interno di disordine abbastanza piccolo, perché c'è poca agitazione termica. Allora entra questo contributo di energia disordinata attraverso l'ingresso del calore e va ad aggiungere, quindi costituisce un importante contributo che si aggiunge al disordine, perché va a disordinare un sistema fisico che era abbastanza ordinato. Quindi DS è l'aumento di disordine interno al sistema fisico. Se invece il gas era già molto caldo e quindi già molto disordinato, il contributo di disordine immesso dall'assorbimento di calore, delta Q, reversibile, produce un limitato incremento del disordine. Certo, il disordine cresce, ma cresce in modo limitato, quindi un minore aumento di entropia, perché va sì a disorganizzare il sistema, ma il sistema era già abbastanza disorganizzato, quindi l'aumento di disordine non è grande.